Salve a tutti, ben ritrovati. Penultima puntata di prima serata, prima della chiamata alle urne. Lo voglio dire subito in apertura di trasmissione. Venerdì sera, prima del silenzio elettorale, ovviamente, andrà in onda una puntata speciale di prima serata. Abbiamo invitato tutti e sei i candidati governatori per un ultimo faccia a faccia a tutto campo sulle tematiche della campagna elettorale e gli ultimi appelli al voto. Quindi vi aspettiamo alle 21:05 per prima serata venerdì sera, puntata che terminerà proprio a ridosso dell'inizio del silenzio elettorale. Però questa sera abbiamo tutto il tempo per parlare, chiacchierare, entrare nel merito dei programmi. Tra pochissimo al centro dello studio si accomoderà il candidato governatore Flavio Tosi per un confronto a tutto campo e tutto politico con molti avversari politici. Dopo la sigla. Aeroporto di Asiago. Vola sull'aeroporto più alto d'Italia. E siccome la campagna elettorale impegna molto i vari candidati, Flavio Tosi ha qualche minuto di ritardo, lo aspettiamo in studio. Allora andiamo a presentare invece gli altri ospiti, luci in studio, coloro che appunto daranno filo da torcere a Tosi tra pochissimo. Ringrazio e saluto il consigliere regionale, insomma ancora in carica a caccia della riconferma, Pietrangelo Pettenò, Veneto Nuovo. Buonasera. Sostiene Alessandra Moretti, governatrice. Buonasera. Grazie a Piero Luzzante, Partito Democratico, anche lui ancora in consiglio regionale, vuole la riconferma, sostiene ovviamente Alessandra Moretti. Sono tutti candidati i nostri ospiti, lo dico subito. Grazie a Michele Favero di Indipendenza Veneta. Grazie a voi, grazie. Buonasera. Mille. È in sciopero della fame, Favero, lo diciamo subito, sì. Dal 21 maggio per protestare contro l'esclusione dei candidati di Indipendenza Veneta nei confronti degli spazi televisivi nazionali. In questo senso abbiamo la coscienza pulita come un lenzuolo bianco, no? Sì, qualcuno si salva ogni tanto. Ecco, anche se la par condicio, come tutte le leggi italiane, è fatta tanto per fare e poi non viene mai applicata, ma penso sia una cosa comune in questo paese, fare le leggi e poi disattenderle sempre. Ci racconterà dopo le motivazioni e fino, certo, a dove vuole spingersi. Intanto, se ha bisogno di succhi di frutta e bevande zuccherate, ho già approfittato di basta succo, chiedere, le sarà, certo, dato. Grazie mille a Roberto Marcato, Lega Nord, grazie. Grazie, buonasera a tutti. Raffaele Zanon, Fratelli d'Italia, sostiene Luca Zaia, governatore, grazie. Buonasera a voi. Grazie a Rossella Olivo, di Forza Italia, e sindaco di Romano De Zelino, sostiene Luca Zaia, ovviamente, grazie. Buonasera a tutti. Grazie a Christel Conte, che comunicherà con voi. Buonasera a tutti. La postazione Facebook è ora attiva, le regionali sono alle porte, quindi è importante che voi partecipiate attivamente a questa trasmissione. E dunque, in attesa che appunto il candidato Tosi ci raggiunga qui negli studi di TVA Vicenza per partecipare a questa diretta, abbiamo assistito in questo periodo a una serie di pronostici, a volte fantasiosi, a volte anche divertenti, prima 6-1, poi 4-2, e quante regioni vincerà il centrosinistra e quante il centrodestra, e soprattutto quale risultato avrà la Lega Nord. Si è appassionato a questo, a questa gara, a chi la dice più grossa o comunque a chi tenta di azzeccare il risultato, Marcato? Ma guardi, la politica non è una scienza esatta, intanto. Faccia il suo pronostico. Ma io sono assolutamente convinto che vincerà Luca Zaia, che la Lega Nord farà un grande risultato, che lo farà anche la lista Zaia. Però sono anche, come dire, molto cauto, nel senso che il sondaggio vero si fa dalle ore 23 in poi di domenica. Abbiamo avuto tante sorprese negli ultimi tempi, per cui, cioè, la cautela è d'obbligo. Dopodiché, io che sto girando in lungo e in largo la provincia, nei mercati, nei gazebo, incontro davvero molto, molto entusiasmo. Questo lo dico, molte persone che ti fermano, ti stringono la mano, si vogliono fare le foto, e questo, se non altro, è, come dire, da un punto di vista umano, è già una vittoria. Dopodiché l'esito ultimo, questo lo deciderà l'elettore, insomma, non ne faccio una malattia. Su questo non c'è dubbio, però il fatto che Renzi abbia poi corretto il tiro... No, ma guardi, Renzi ha fatto uno spot elettorale l'altra sera, Rete 4, per noi, che ha detto che l'Italia
non è ancora ripartita, che il meridione è in forte crisi e che due regioni invece stanno dando dei risultati importanti, la Lombardia e il Veneto. E ha citato proprio il Veneto come regione di riferimento da un punto di vista economico positivo. Non mi aspettavo francamente lo spot di Renzi, insomma ce l'ha fatto, visto che gli spot costano molto, bene, se ce ne arriva uno gratis noi lo prendiamo ovviamente con molta gioia. Rozzante si è sbagliato? Assolutamente, lui parlava ovviamente delle azioni del governo Renzi che stanno iniziando a dare alcuni frutti. Certo, io sono tra quelli che dicono che bisogna guardare bene dentro i numeri, ma la trasformazione per un ragazzo di un contratto dal tempo determinato, rinnovabile ogni 3 mesi, a un contratto a tempo indeterminato è una grande cosa per quel ragazzo e per quella famiglia. Attraverso quel contratto può andare in una banca e farsi dare un mutuo, quindi accendere un mutuo. Credo che questa sia una cosa molto importante. Più che dei numeri che vengono dati in queste ore, mi piace parlare dei numeri di quello che è successo nel corso di questi ultimi 3-4 anni. Il centro-sinistra ha strappato al centro-destra, anche a causa delle loro divisioni, 8 regioni. La Sicilia, la Sardegna, l'Abruzzo, il Molise, il Lazio, abbiamo strappato il Piemonte, abbiamo strappato il Friuli. Quindi abbiamo in qualche modo conquistato moltissime regioni al centrodestra, sia lì dove governava Forza Italia, sia lì dove governava la Lega. Di una cosa sono convinto, che le divisioni all'interno del centrodestra, e sono palesi, sono chiarissime, mezza giunta corre contro Zaia e mezza maggioranza corre contro Zaia, rappresentano un'opportunità per il centro-sinistra, per Alessandra Moretti, per poter competere all'interno di queste elezioni regionali. Quindi io credo che nessuno possa prevedere un risultato non sapendo quanto sarà la base elettorale, chi andrà a votare. Infatti, abbiamo visto il dato dell'Emilia-Romagna ed è assolutamente significativo. Quindi credo che sia una competizione che si gioca fino all'ultimo voto. Il mio invito è a tutti gli elettori del centro-sinistra di non perdere questa occasione, di non sprecarla. Non si giocano altre partite se non quella del governo della regione Veneto. Io mi auguro che dopo 20 anni di galanzaia questa regione voglia cambiare. Olivo, Silvio Berlusconi ieri in Veneto e anche quest'oggi, insomma, sembra appunto con piazze esultanti e gente contenta di rincontrarlo. Ha detto addirittura lui: ho trovato più affetto in queste ore che non qualche anno fa. Insomma, era molto contento e ha detto, insomma, io valgo 10 punti percentuale. Condivide col suo leader? Allora, io non so realmente quanti punti possa valere in più la sua presenza, sicuramente ne vale, non so se 10%, 10 mi sembra tanto, però sicuramente ne vale molto in più, tanto è vero che già da subito quando ha iniziato a comparire anche nelle televisioni, noi candidati abbiamo visto la differenza in mezzo alla gente, che sei nei mercati, che incontri gente, che fai riunioni, vedi subito la differenza, quindi è chiaro che lui è sicuramente rimane il leader di questo centrodestra e di Forza Italia. Poi mi permetto di aggiungere anche qualcosa, sentivo parlare prima dal candidato del PD che diceva: ma abbiamo strappato le regioni a Forza Italia, la Lega, il centrodestra, eccetera. Beh, calma un attimo, no? Allora, se si guarda chi ha vinto la Coppa, è vero, su quelle regioni hanno vinto la Coppa, ma su quale partita? Su una partita in cui la gente è andata pochissimo a votare, dove c'è stata veramente un'affluenza minima, quindi è da capire se sarà sempre così, se effettivamente l'elettore ha scelto il centro-sinistra perché era convinto che fosse la soluzione migliore, oppure, come ha messo anche Ruzzante, comunque il centrodestra ha avuto tante divisioni, ha avuto momenti di difficoltà fisiologico, perché abbiamo visto tutti i partiti che hanno avuto momenti di impennate, momenti poi di discesa assoluta, quindi ritengo sia fisiologico. Certo, nel centrodestra è innegabile, ci sono molte cose da mettere a posto, non ha avuto la capacità di rinnovarsi come hanno fatto altri, però è chiaro che cantare vittoria perché si è vinta la Coppa e non si fa un'analisi politica approfondita e si vede che c'è stata un'assenza di presenza nei voti, c'è stata insomma tutta una serie
delle circostanze che hanno portato a questa vittoria, io credo che insomma sia un po' una vittoria del Pirro, scusatemi i termini, ma è la verità, tenendo presente con il leader politico, tra l'altro, del centrodestra, quindi Berlusconi, fuori completamente dal panorama politico, forse insomma c'è molto da discutere. Io credo che questa partita sarà una partita molto interessante, politicamente parlando, molto interessante, e vedremo appunto lunedì, come si diceva prima, i sondaggi reali saranno poi la domenica dopo le 23 e capiremo davvero come la gente ha percepito questo. Ma lei ha la certezza che le urne in Veneto saranno piene, nel senso che ci sarà una grande affluenza? No, purtroppo c'è una grossa disaffezione al voto, anche nel rispetto Veneto. Rispetto all'analisi del voto che faceva prima, sono convinta forse dovremmo che ci sarà in seguito rifare la stessa analisi. No, io credo davvero che ci sarà una grossa disaffezione al voto, perché abbiamo, la gente sappiamo che motivatamente anche è disaffezionata alla politica, sappiamo che il centrodestra ha avuto le problematiche che ha avuto, sappiamo che il centrosinistra non sta rappresentando il centrosinistra, quindi divisioni interne anche loro, quindi sicuramente ci sarà una disaffezione al voto. E a proposito di questa disaffezione al voto, dicono che l'elettorato di centrodestra tendenzialmente potrebbe prendere la via del mare, mentre invece quello di centrosinistra più convintamente aspetterà per partire, andrà a svolgere il proprio diritto, ad esercitare il diritto di voto, ed è questo che fa paura, Pettenò, conferma il fatto che comunque l'elettorato di centrosinistra ha un senso civico maggiore e a votare ci va. Può sì. essere questa, visto insomma il ponte lunghissimo. Speriamo che si mantenga questa tradizione. Diciamo, Renzi ha fatto la scelta giusta su questa data delle elezioni. Diciamo che la Romagna, insomma, credo che trasversalmente l'elettorato non va a votare, è molto trasversale. Volevo solo dire Prego. Una cosa che no, è stranissimo, ma io non sono alla ricerca della rielezione, ed è strano per un candidato. Ma ho fatto 3 legislature e ho deciso che siano indietro, sufficienti, giusto, fare un passo indietro. Ovviamente abbiamo messo in piedi un progetto politico, una lista nuova che mette insieme Sinistra, Ecologia e Libertà, mette insieme i Verdi, mette insieme un pezzo di quei compagni che erano di Rifondazione Comunista come me, e vogliamo essere un po' una formazione di sinistra all'interno della coalizione che sostiene Alessandra Moretti. E quindi mi hanno chiesto di candidarmi, sono candidato in tutti i collegi dove ho meno base mia personale elettorale, per cui non dovrei rischiare di essere eletto, ovviamente chiedo i voti alla lista per sostenere. Insomma, lei la sua campagna elettorale la sta facendo. La campagna elettorale lo sto facendo. Sono candidato a Vicenza, Padova, Belluno, 3 si poteva, la quarta non si poteva, quindi 3 sole, credo di essere l'unico a essere candidato in 3 circoscrizioni. Sono un candidato anche al Consiglio Comunale di Venezia con un Felice Casson che corre per sindaco, ma è uno spirito di servizio, perché a me piace far politica, mi piace essere a disposizione di altri che possono continuare, come ho fatto io in questi anni, a svolgere questo lavoro. Non si aspetta la sorpresa alla fine? In che senso? Cioè, nel senso, sulle schede un sacco di Pettenò. Vabbè, questo vuol dire che sono tanti voti alla lista e quindi sarei felice. Ovviamente ho centrato l'obiettivo. Però ecco, la grande sfida che abbiamo di fronte prossima domenica è veramente riuscire a convincere la gente ad andare a votare. C'è una disaffezione che è frutto sicuramente di una politica che ha perso davvero il collegamento con la base, non ascolta più i cittadini, è un po' autosufficiente, ed è però anche un po' il frutto di una insufficienza dal punto di vista di questo paese, quindi non è solo la questione del Veneto, di questo paese, di non dare risposte ai problemi grandi che investono la gente. Abbiamo anche in Veneto tanti disoccupati, ogni famiglia ormai ha un figlio disoccupato, un genitore che non lavora più, ha perso il posto di lavoro magari a 50 anni, e quindi questo è un dramma, e la gente, anziché dare il voto per cambiare le cose, dice non mi fido più di voi e sto a casa. E bisogna portare a votare la gente e spingerla, io dico, per il cambiamento. In Veneto bisogna cambiare, perché in altre regioni magari bisogna cambiare diversamente, ma in Veneto occorrerebbe un po' di fiducia, insomma. Lei dice bisogna voltare pagina. A proposito, sì, comunque dell'affluenza, c'è chi, certamente gli indipendentisti veneti sono quelli che stanno facendo una campagna serratissima proprio per riuscire a portare tutti coloro che credono nell'unica via, quella dell'indipendenza, alle urne. Su questo non... Dai sondaggi di Ilvo Diamante sembra che il 58% dei veneti sia a favore dell'indipendenza, pertanto noi ci aspettiamo una grande affluenza, anche perché io qui tra gli ospiti sono l'unico a rappresentare un movimento veneto e non un partito italiano, pertanto speriamo che ci sia la vittoria del popolo veneto votando indipendenza veneta.
Posso, anche noi ci chiamiamo Veneto Nuovo perché siamo veneti e basta. Sì. Cioè non abbiamo una formazione nazionale da difendere, abbiamo un laboratorio politico però, che speriamo funzioni. Però la Moretti non è il massimo. Va bene, però insomma, vogliamo essere veneti pure. Ecco, e adesso sentiremo appunto le varie ricette. Intanto ringrazio, saluto e faccio accomodare il candidato governatore Flavio Tosi, riuscito a raggiungerci in studio. Si accomodi pure, grazie mille di aver accettato il nostro invito. La perdoniamo per questi 10 minuti di ritardo. Chiedo scusa. Va bene, ci sta, dov'era? Dipende da dove. Da stamattina alle 6 a Canale Italia. Scusate, c'è stato un concorrente. E avanti. Il suo lungo tour è partito alle 6 di questa mattina. E dopo finirà tardi dopo la trasmissione e anche dopo ancora. Ecco, insomma, instancabile. Abbiamo dato questo titolo, Tosi e il Veneto del fare. Vuole fare di più perché è stato fatto davvero troppo poco, oppure poco è stato fatto negli ultimi 5 anni o nulla è stato fatto, ce lo spieghi lei? Ma direi che, intanto buonasera a tutti, direi che rispetto ad alcune grandi tematiche della nostra regione non si sono prese delle decisioni, altre sono state fermate. Facciamo gli esempi così almeno ci capiamo. Sì. Se pensiamo per quanto riguarda gli ospedali, è notizia fra l'altro di ieri dell'ulteriore pronunciamento del TAR che ha riaffossato una procedura che si trascinava da 5 anni, ossia 5 anni fa all'inizio di Padova. Del mandato dell'ospedale di Padova, 5 anni fa all'inizio del mandato Zaia si discuteva a Padova se e dove intervenire per il nuovo ospedale. A distanza di 5 anni siamo esattamente al punto di partenza e quindi bisogna ridecidere tutto da capo. Cittadella di Treviso, parte la gara credo grosso modo 8 anni fa, la Cittadella della Salute di Treviso, non ci sono ancora le gru, perché è una gara che non è ancora terminata, sono passati 2 anni e mezzo tra l'aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, che è un atto formale. La Nogara Mare è stata fermata dalla Regione del Veneto, la Via del Mare è stata fermata dalla Regione del Veneto, la Pedemontana e i cantieri sostanzialmente fermi, quindi rispetto a tutta una serie di infrastrutture importanti e scelte importanti. Il Mose l'ha fermato degli altri, però insomma. No, il Mose i cantieri del Mose stanno andando avanti. No, i fermi sono passati oggi, ripartiranno a luglio. Ah, ho capito bene. Cioè, sono fermi pure. Se arrivano i soldi. Comunque dicevo che quindi rispetto ad alcune grandi scelte non si è deciso e addirittura in qualche caso si è fermato quello che stava andando avanti. E quindi serve che chi ha responsabilità di governo si assuma la responsabilità e decida e faccia. Molti degli assessori regionali che l'hanno seguita in questa sua avventura erano in giunta in questi anni in cui a suo avviso poco è stato fatto e ci sono delle grandi incompiute. Beh, gli assessori di riferimento rispetto alle scelte di cui sto parlando non fanno parte della mia compagine attuale e poi comunque se a Verona le grandi decisioni, perché io sono sindaco di Verona da 8 anni, le grandi decisioni sui grandi temi, sulle grandi infrastrutture, sulle grandi opere, le prende il sindaco a Verona, non è che le prende qualcun altro. Zanon obietta con la testa. Ma no, credo, si parlava di sanità, ecco, non si può... far finta che qualcuno non sia stato in squadra è una cosa secondo me poco piacevole, ma io non voglio entrare nelle polemiche che riguardano la Lega. Voglio dire che sicuramente i ritardi ci sono, ma ci sono stati perché c'è stato un grave fatto che ha attraversato la regione pesantemente, che riguarda la corruzione, che ha rallentato l'innovazione nel Veneto, l'ha rallentato a tutti i livelli e quindi ha messo anche la politica tutta in una situazione in cui le decisioni sono state rallentate, i cantieri sono stati fermati e quindi io credo che per ripartire ci voglia sicuramente più chiarezza nelle idee, i programmi di Zaia, noi abbiamo chiesto a Zaia programmi chiari proprio sulle infrastrutture, su quello che di cui il Veneto ha bisogno in questa fase, perché deve riprendere un percorso. Io son convinto che questa stagione elettorale non modificherà il DNA del Veneto, il vero centrodestra troverà delle conferme con Luca Zaia. Fratelli d'Italia ha aderito al programma, ha inserito nel programma di Luca Zaia precise proposte soprattutto per fare attenzione a
una cosa che noi abbiamo rispetto ad altre regioni. Sì, importante il quadro, la scacchiera delle varie regioni che vanno al voto, ma qui il mondo produttivo, il sistema terziario, il sistema agricolo ha una valenza, il sistema turismo ha una valenza, direi, che va oltre la questione nazionale, e quindi ci si gioca una partita molto importante che credo non possa essere soddisfatta dai bollettini di guerra che sono fatti solo di tasse che ci regala Renzi. Ecco, e ovviamente su tutto questo interpelleremo il candidato Flavio Tosi. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, rientriamo tra pochissimo per addentrarci appunto in tutte queste tematiche. A tra poco, restate con noi. Eccoci qui, Tosi e il Veneto del fare, Tosi in studio con noi questa sera. Tosi ieri era anche nelle piazze del Veneto, in contemporanea a Treviso c'era anche il ministro Alfano. Lei, Tosi, era al mercato e Alfano era da un'altra parte. Come mai non vi siete incrociati ed incontrati? Alfano ha una presenza un po' scomoda in Veneto per Flavio Tosi? No, io avevo programmato, non sapendo dell'arrivo di Alfano, la visita al mercato. Siccome la campagna elettorale, ma non solo, perché io sono sindaco da 8 anni e regolarmente da 8 anni, quasi settimanalmente, vado nei mercati della città di Verona, perché questo serve a mantenere anche un rapporto con la città e avere il polso della situazione. E la campagna elettorale, secondo me, è il momento più bello della campagna elettorale, quando vai al mercato. E quindi sono andato al mercato di Treviso, stando in mezzo ai cittadini, incontrandoli, parlandolo con loro. Dopodiché Alfano aveva una sua iniziativa, non è che la campagna elettorale bisogna farla tutti assieme, tutti nello stesso posto, anzi direi proprio il contrario, perché se si vuole raggiungere più persone, parlare con più persone, per cercare appunto di dare più messaggi, è meglio che ognuno faccia la sua parte. Si raccolgono voti su due livelli diversi, in due luoghi diversi, dice lei. Eppure, insomma, Salvini e anche in genere la Lega Nord in questa campagna elettorale ha continuato a sottolineare quanto l'impresentabile sia Alfano, e andare con lui significa, insomma, in qualche maniera non fare gli interessi del Veneto, soprattutto quando si va a parlare della questione immigrazione. No, sarei d'accordo, tranne che Alfano è alleato insieme a Salvini in Liguria, addirittura Salvini sostiene un candidato di Alfano in Umbria, componente fondamentale della maggioranza di Maroni in Lombardia è l'NCD di Alfano, e Alfano ha sostenuto fino all'ultimo momento, salvo poi esserne escluso perché l'NCD è stato anche componente fondamentale, avendo la vicepresidenza in Regione Veneto, con Luca Zaia. Quindi bisogna, se uno è coerente e dice nessun rapporto da nessuna parte con l'NCD, non ti c'è lei in Umbria, non ti c'è lei in Liguria, rompi la maggioranza in Lombardia e dici nessun rapporto con loro, fatto salvo che anche Roberto Maroni ha ribadito in più occasioni che l'anno prossimo alle comunali di Milano Alfano e l'NCD dovranno essere della partita insieme a tutto il centrodestra. Il mercato si chiama dialettica politica, questa? No, allora, visto che il candidato Flavio Tosi parla di coerenza, no? E prima ha sciorinato una serie di, come dire, presunti fallimenti della giunta Zaia. Lui è stato per quasi 3 anni segretario della Lega Veneta, incontrastato, potentissimo, aveva una maggioranza bulgara in direttivo nazionale, anche perché quelli che non andavano d'accordo con lui li ha fatti fuori tutti. E in questi 3 anni io mi pongo e pongo a lui questo quesito: o non si è accorto di questi errori madornali che faceva Zaia e allora è un incapace assoluto, oppure se ne è accorto e allora è complice. Il fatto che oggi, e parla lui di coerenza, venga a dire questo quando qualche mese fa ha detto lui che se non si fosse candidato avrebbe votato Luca Zaia, vorrei capire che cosa è successo in questo mese che gli ha fatto cambiare idea. Ribadisco, aveva il potere come capo incontrastato della Liga di indicare
al governatore Zaia, ai suoi assessori che l'hanno seguito, di indicare quali fossero gli errori e di porre rimedio. Evidentemente non aveva a cuore né la giunta Zaia né tantomeno i veneti, gli interessava di più espellere a ruota libera militanti che si alzano alle 6 di mattina per andare sotto i gazebo. Flavio Tosi, che abbiamo imparato a conoscerlo più da vicino, non si arrabbia mai, sorride perché? Sorrido perché mi si offre l'occasione. Sorrido anch'io. Prego Tosi. No, è solo se, se, se. Prendere la vita con un sorriso. Fate sorrido anch'io. Sorridevano un po' meno quelli che lui ha buttato fuori. Quando finiscono le 40 sulla mattina, sorridevano un po' meno. Io ho visto che una volta là, ragazzi, signori di 50 anni piangere come bambini, quindi insomma, sorridere. Un attimo solo, diamo la possibilità a Tosi di replicare. Prego Tosi. E poi guardiamo avanti, guardiamo anche i programmi futuri. Prego. Allora, dicevo, mi si dà l'occasione di chiarire un paio di aspetti che sono interessanti. Allora, uno è che la visione che ha Roberto Marcato della figura del segretario di partito, che è interessante perché è poi quello che connota anche evidentemente l'attuale governatore e una parte della Lega di adesso e della Liga di adesso. Ed è il motivo fondamentale per il quale ci si è scontrati tra Matteo Salvini e la Liga Veneta, allora presieduta da Flavio Tosi, perché il Consiglio federale che si riunisce il 2 di marzo viene proposto dalla Liga Veneta, perché così prevede lo statuto, la candidatura di Luca Zaia a governatore, approvata all'unanimità. Subito dopo si discute di liste e di alleanze. Io faccio presente al segretario Matteo Salvini che lo... Scusate, cioè, tu sei qua per rispondere, fa rispondere alla mia domanda, non sta a fare filosofia politica. Io adesso chiederei domanda, però, solo per un fatto di educazione, alla conduttrice di garantire la possibilità di rispondere. Sei venuto qua per rispondere alla domanda, se no venivo qua. Benissimo, e poi dopo ritorniamo però sull'altra questone che poneva proprio Marcato, dove era lei quando in Veneto non si faceva. Benissimo, intanto però diamo la possibilità a Tosi di spiegare bene anche la cronistoria delle cose. Sono due cose profondamente legate l'una all'altra. Perché dicevo, sempre prima di essere interrotto maleducatamente, ma del resto ognuno poi si comporta come meglio crede, che il 2 di marzo prima appunto avviene la conferma all'unanimità della candidatura di Luca Zaia sulla proposta del sottoscritto e della Liga Veneta. Poi quando si va a discutere di liste d'alleanze, io faccio presente che in base allo statuto della Lega Nord le liste e le alleanze si decidono in Veneto, come le liste e le alleanze per la Lombardia si sono decise in Lombardia, per il Veneto si decidono in Veneto. A quel punto Salvini ribadisce che secondo lui l'ultima parola deve spettare a Via Bellerio, e io ribadisco la posizione diversa che è statutariamente prevista dall'articolo 39. A quel punto viene commissariata la Liga Veneta e quindi poi si arriva dopo 8 giorni all'espulsione di Flavio Tosi. Questo per dire la visione della Lega da parte di qualcuno che ritiene che sia giusto prendere ordini dal partito o da Milano. Io sono sindaco da 8 anni della mia città. E non esiste al mondo che il partito, sia esso segretario federale o l'allora segretario nazionale prima di me, mi dia degli ordini su quello che devo fare come sindaco della città di Verona. Io faccio quello che ritengo giusto alla guida della mia città in base al programma. E quindi io mai e poi mai sono andato, e mai ci sono andato, da Luca Zaia a dirgli quello che lui doveva o non doveva fare, perché è un'ingerenza, ma ripeto, dipende da come uno concepisce il partito. Questo, se uno concepisce, perché non l'hai detto? Se uno concepisce, intanto però con la difesa in campo come qualcosa che dà gli ordini ai sindaci e ai governatori, è una visione completamente diversa dalla mia, perché io faccio politica e non prendo ordini. Un attimo solo, ritorniamo però alla discesa in campo, visto che ci siamo arrivati con Flavio Tosi alla discesa in campo, appunto, e quindi alla sua corsa alla presidenza del Veneto. In un primo momento si era detto Tosi spariglierà le carte all'interno del centrodestra, ne gioverà Alessandra Moretti inevitabilmente. Con la campagna elettorale andata avanti, avete ancora leggete ancora così le cose, Ruzzante? Ma assolutamente sì, nel senso che l'ultima volta nel 2010 c'erano 32 punti di distanza tra Zaia e il centrosinistra. Oggi questa distanza è assolutamente cancellata da qualsiasi sondaggio e rilevazione, quindi è evidente che la scesa in campo di Tosi e la spaccatura, che è una spaccatura verticale,
metà della maggioranza, tre assessori della giunta Zaia corrono oggi contro Zaia. Ma io vorrei far notare un altro aspetto. Hanno governato 5 anni assieme e non possono aver governato bene, e lo sentiamo dagli scambi di battute alle quali abbiamo assistito anche in questo momento. Quindi io condivido un giudizio che Tosi prima ha espresso. Siamo di fronte a un fatturato quasi nullo, quasi zero della giunta Zaia. Un esempio su tutti, insomma, l'ospedale di Padova, il Consiglio regionale, perché non è stata la giunta, il Consiglio regionale aveva stanziato 150 milioni per la realizzazione di quello che non è un polo ospedaliero per la città di Padova. Sarebbe assolutamente riduttivo e sbagliato pensarlo così. Ma doveva essere il polo di eccellenza per il nord-est. Questo era l'obiettivo, l'ambizione nella realizzazione di quell'opera. A un anno di distanza siamo appunto a capo. Abbiamo perso 150 milioni, che significano anche lavori, lavoro, realizzazione di lavoro, la possibilità per i migliori medici di poter ambire ad operare all'interno della struttura di eccellenza del Veneto. La città ha perso un'occasione, ma l'ha persa tutto il Veneto, e siamo veramente al palo da questo punto di vista. Quindi le beghe interne alla Lega, che sono scoppiate ben prima della data nella quale Tosi ha deciso di scendere in campo, ma hanno percorso tutti questi 5 anni, hanno prodotto sostanzialmente una paralisi, perché questa lotta intestina c'era e c'è stata durante questi 5 anni, e ha prodotto veramente un risultato. Io invito tutti i cittadini a riflettere prima di mettere il voto. Che cosa ha fatto in questi 5 anni Zaia? Bene, io fermerei un attimo anche Tosi, chiederei a Tosi come immagina il futuro di un polo ospedaliero nuovo che potrebbe, insomma, sorgere sull'esistente in qualche maniera, in modo che andiamo anche ai fatti, spiegando ai telespettatori e quindi ai potenziali elettori, lei come immagina la sanità padovana, se con un nuovo polo o meno. E come finanziato, come anche? Ma allora, la programmazione funziona così. L'ente che ha la facoltà di decidere è la regione. Quindi il programmatore nomina un tavolo tecnico, perché uno decide lui tecnici, non può essere la politica a dire lo faccio dove c'è l'esistente anziché fuori, e fuori dove? Devono essere i tecnici. Nomina un tavolo tecnico dove è rappresentata la regione, ovviamente, nelle sue componenti, dove è rappresentata l'Università di Padova, che non può non essere parte di questa decisione, la città di Padova, li mette intorno a un tavolo tecnico e gli dà delle indicazioni con quello che è il quadro economico disponibile per poter prendere questa decisione. Dopodiché, se trovi la collaborazione dell'amministrazione comunale, agisci in sintonia con l'amministrazione comunale. Altrimenti, se l'amministrazione comunale diventa ostativa, non è che sia obbligatorio farlo necessariamente a Padova, dentro la città di Padova, ma lo puoi fare anche altrove se non trovassi appunto una collaborazione dell'amministrazione. Questo per dire che l'ente di governo che ha la facoltà di decidere, che ha l'obbligo di decidere, perché se non decide lascia passare 5 anni come è accaduto, è la regione, che appunto ha sbagliato nel non decidere. Quindi ha sbagliato nel non decidere, allora come lo facciamo questo ospedale? Come lo stavo dicendo, cioè, esatto. È semplice il ragionamento. A Verona c'è un ospedale nuovo che è stato realizzato in questo caso, ma Verona è diversa da Padova, glielo dico da ex assessore, però è diversa da Padova perché Padova è molto più compatta, quindi ha molto meno spazio per poter fare un cantiere all'interno. Ha dei vincoli pesanti perché all'interno ha le mura a ridosso e quindi sono dei problemi anche da un punto di vista paesaggistico e architettonico a livello di sovrintendenza. Quindi Padova è completo. Per questo dicevo, è una decisione tecnica, che viene qua Tosi a dire lo faccio lì, spendo 150 milioni e lo faccio così. Io nomino un organismo tecnico che mi dica cosa è fattibile e dove, e a quel punto la politica si adegua a quello che i tecnici propongono, sapendo il quadro delle risorse finanziarie. Zanon, quando... Io sono convinto che la politica debba governare i processi, e a volte la programmazione è stata vittima, anche per quanto riguarda Padova, di scelte che io personalmente da padovano non ho condiviso. Non si può fare l'ospedale e l'eccellenza del Veneto nel comune di Stanghella, bisogna farlo nel comune che è un punto di riferimento per tutta Italia, per la sanità sia ospedaliera che universitaria. Credo che
senza nulla togliere al comune che l'amministrazione, la nuova amministrazione Bitonci, ecco, siccome qualcuno pensa che la politica non cambi mai nulla, io sto dicendo proprio agli elettori che in questo momento ci seguono, devo dire che Fratelli d'Italia sarà la sorpresa in questa tornata elettorale, che non è vero che la politica non cambia le cose, perché a Padova abbiamo in controtendenza prospettato un nuovo futuro per la città, ma nel futuro della città abbiamo chiesto ai padovani anche che cosa volevano, e quindi l'interlocuzione col territorio non può venir meno, e il Consiglio regionale e i consiglieri regionali devono fare anche la loro parte per rappresentare quel territorio. Io sono convinto che molti consiglieri regionali, presidenti del Consiglio regionale, non hanno fatto creato quel rapporto per capire anche che ci sono i tecnici da una parte, ma c'è anche la saggezza territoriale che porta a dire che alcune scelte possono essere fatte diversamente e che quindi le programmazioni possono essere rifatte. Non seguo il ragionamento se è uno scontro tra poteri che riguarda solo un movimento, un partito, che io rispetto, ma che non può portare poi delle difficoltà non solo a una città, ma anche a tutto il Veneto. Prego Tosi. Adesso non ho capito se Zanon faceva riferimento alla baruffa fra Zai e Bitonci, allora da quello che ho capito quando diceva baruffa. Sì, no, c'era una questione, un botte e ribotte che non si capiva comunque, tornando esattamente qual era l'obiettivo. So solo che sulla questione ospedale ci sono delle lobby di potere, lo sappiamo, non possiamo nasconderci e dire giocare di fioretto. Ci sono lobby di potere importanti, c'erano giochi già fatti, appalti già sedimentati, e evidentemente qualcuno che vuole cambiare, io come Fratelli d'Italia voglio cambiare, che le cose cambino in bene e con la trasparenza, credo che la ridiscussione sia un motivo non per perdere un minuto, ma per fare le cose bene, perché è questo che i padovani e i veneti vogliono. Vabbè, in un minuto e mezzo però Tosi ci dà anche la sua replica. Sì, dopo magari, visto che la trasmissione dovrebbe essere dove qualcuno interloquisce con il sottoscritto, se ci dà lo spazio anche per rispondere, gradirei, solo per un fatto di forma rispetto anche ai telespettatori che assistono. E il Comune di Padova ha stabilito che il percorso che era stato iniziato anni or sono definendo la localizzazione e la tipologia dell'ospedale fosse sbagliato. La Regione, preso atto della decisione del Comune di Padova, parliamo di amministrazione Bitonci, ha quindi preso atto pure lei dicendo interrompiamo la procedura che era stata iniziata anni fa. Il risultato qual è? Che il TAR ieri ha detto che la decisione del Comune di Padova è immotivata, non ha abbastanza motivazioni, e quindi ha cassato la decisione del Comune di Padova, e così ha cassato pure la decisione della Regione dicendo che anche quella non è motivata. Uno spettacolo dal punto di vista della correttezza dei percorsi decisionali. Siamo fermi al punto zero. Il punto vero è che siamo di nuovo a 5 anni or sono, e sul fatto che sia l'obbligo di fare i grandi ospedali e le grandi eccellenze sanitarie per forza nei comuni capoluogo. Ci sono comuni non capoluogo ma limitrofi ai capoluoghi in tutte le regioni d'Italia, pensiamo a Milano in particolare, dove ci sono fior di eccellenze assolute della sanità che non è che sono dentro il comune capoluogo, sono limitrofi e danno un servizio splendido alla comunità lo stesso, vero? A Padova c'è l'università però, Flavio, adesso. No, ma quello sto dicendo, non dimentichiamo, stavo dicendo che solo da 800 anni abbiamo un po' l'orgoglio, che siccome se siamo, tu hai un comune, ma siccome siamo la seconda università del mondo dopo Bologna, stavo dicendo, siamo se tu hai un comune, se tu hai un comune che è ostativo e che ti impedisce di prendere una scelta, a quel punto dici siccome la cosa la devo fare proprio per il servizio all'università ai padovani, la faccio un'altra parte se il comune non collabora, quello sto dicendo. Certo. Ci stanno portando via perfino lo IOV, non dico altro. Però a me pare che si giri intorno, nessuno dice la verità sul fatto, Flavio, che il perché si è tardato in questa cosa. E intanto bisogna ricordare che il progetto su Padova nasce, che costava 1.200.000.000, 1.007.000.000, ma noi mi ricordiamo 1.008.000.000, 1.007.000.000, era un altro progetto Galan, progetto di finanza, poi scende 800, poi 600, ma sempre il progetto di finanza con poche cose. Ed è una di quelle cose scandalose che ha questo paese, dove le opere pubbliche costano tre volte in altri paesi europei, dall'alta velocità alle autostrade, basta avere i dati. E c'è un motivo ormai chiarissimo perché costano tre volte, perché c'è la corruzione, ragazzi. Cioè non è che l'asfalto costa di più in Italia che in Francia, non è che il binario costa di più, e non è che gli ospedali costano di più che gli altri paesi europei. Ma c'è la corruzione, questo c'è la corruzione. Allora, però veniamo a Padova. Padova è una vergogna che in una regione come questa non abbia saputo né in questi decenni affrontare il tema dell'ospedale di Padova per la sua riqualificazione. Io ho avuto per le mie vicissitudini personali tristissime affrontato, e io sono stato a Verona,
Cioè, devo dire che Verona è un esempio eccellente di una riorganizzazione di un polo ospedaliero. Sono tutti alleati o no? No, no, guarda che quello. No, bisogna studiare un pochino, Roberto. Quell'ospedale lì, che adesso è un'eccellenza. Quell'eccellenza lì si ricorda Flavio Tosi. L'assessorato la decisione alla sanità, era di chiuderlo quell'ospedale. Il signor Flavio Tosi, poi invece quell'ospedale è diventato come è diventato. A Padova, per una concomitanza di ragioni. Scazzi politici, indecisioni, incapacità di governare, il polo ospedaliero di Padova è ridotto in una condizione indecente. Provate ad andare dentro, come cioè ad essere pazienti lì dentro, purtroppo cosa succede. Allora, quello è fatto di non essere riusciti a mettere le mani a Padova, è veramente una questione di incapacità di governo della regione Veneto. Non è un problema adesso. Poi, come diceva, scusate, ma io sono di Mestre e potrei anche, secondo le vostre dimensioni, essendo di Mestre, dovrei stare zitto. Invece no, sono andato a vedermi e a me piacerebbe che qualcuno avesse presentato i bisogni di riorganizzazione di Padova, dove si fanno, lì dove c'è, riorganizzando, o altrove, che ci fosse un piano, tre opzioni da valutare. Non c'è stata sta roba qua, sono arrivati con 1.700.000, chiavi in mano, aree comprate e progetti di finanza sotto il cassetto. Ma ditelo, no, ditelo, Raffaele, mi fermo, parola a Tosi. Tu non sai niente, lo sai questa bene, roba qua, cioè, giovane, sono io, giovane, più mona che sono da Mestre, ma voi e Padova non sapevate questa roba, non lo sapevate. Ok, un attimo solo, no, è ora, no, un attimo solo, il punto infatti a lui chiedo. Roberto, dico che chi ha governato dormiva, non si è accorto che aveva assessori che rubavano da altre parti della vicepresidente, non si è accorto che l'assessore politiche e sociali faceva accordi con i birrerie eccetera. Ma se uno dorme non è capace di governare, e sarà pulitissimo e correttissimo, ma non è capace di governare. Per me va a casa uno che non si accorge che i suoi assessori fanno le birrerie al posto delle politiche sociali. È meglio che se ne vada a casa, Roberto. A lui ora. Ma non importa, ma anche lui quando che sarà governatore. Ma quando che sarà? A lui come sindaco, che avrà il vice sindaco. Sindaco? È un teorema che vale sempre. Ma non voto da sindaco. Metterò quanti pazienza un attimo. Allora, Tosi, è arrivato il momento di voltare pagina, quindi tentiamo di mettere in ordine le cose. Ritornando a quello che diceva Marcato, non si poteva non sapere alcune cose, era quello che le chiedeva prima Marcato, e poi ancora che si fa di questo ospedale, come si procede, cioè lei diventa governatore, allora da dove si riparte visto che siamo al livello zero? Allora, la procedura amministrativa, perché poi bisogna appunto fare degli atti corretti con delle motivazioni altrettanto corrette. Se c'è un project, e guardi, le dico un episodio che riguarda proprio la giunta Galan, ci fu una proposta di project che io come assessore non condivisi quando io ero assessore alla sanità nel periodo 2005-2007, era un project molto pesante legato all'ospedale di Venezia. Io mi rifiutai di portare quella delibera perché non ero convinto di quei numeri, non la portai io, la portò un altro assessore, l'assessore ai lavori pubblici, la portò lui, io non la votai, tutto il resto della giunta la votò. Allora andava bene, a me la cosa non andava bene, perché appunto i project bisogna guardarli e tararli, che non vuol dire che il project è uno strumento del male, vuol dire che deve essere costruito bene e reggere. Allora, se rispetto a Padova si verifica che quella cifra di 1.700.000 non è sostenibile, e credo che al 99,9% non sia sostenibile, allora si fa un atto amministrativo dove si dice, siccome la sostenibilità economica non c'è e la legge te lo consente, dici non faccio questo e individui cosa fare e dove, ma non lasci 5 anni senza decidere nulla e dopo 5 anni sei punto e a capo. No, il peggio ha firmato, perché c'è stato un accordo firmato, lo voglio ricordare, perché la provincia era governata dal centro-est e ha firmato, la regione governata da Zai ha firmato l'Università di Padova e ha firmato il Comune di Padova. Dopodiché non è successo nulla. Allora, siamo un attimo sul tema del project. Tosi ha detto project sì, ma vanno studiati bene, quindi insomma esperienze negative ce ne sono state, però comunque abbiamo gli strumenti per conoscere a nostra volta bene lo strumento e le insidie che si possono nascondere dietro al sistema del project financing. Sì, però con tutte le cautele del caso. Favero e anche Olivo, guardando in avanti, guardando al futuro del Veneto, il sistema del project financing, voi come lo vedete?
Beh, va analizzato, come si dice giustamente, non bisogna demonizzare nulla, perché ci sono progetti evidentemente che possono andar bene, perché, ripeto, in Italia poi non è che altre esperienze come gli appalti pubblici abbiano dato risultati eclatanti o straordinari. L'Expo mi sembra non abbia avuto dei project financing, però mi sembra che sia un colabrodo, ancor peggio del Mose o di altre realtà. Allora, il fatto è che il sistema Italia è un sistema fallito da sempre, fatto solamente di leggi, leggi che non vengono applicate, poco chiare, e allora qualsiasi progetto, anche il più limpido, poi alla fine diventa un progetto fallimentare. Bisogna ritornare un po' indietro, cominciare a fare meno leggi e ad avere la certezza del diritto e ad avere la certezza di quando si fanno le cose, magari copiando un attimino quello che penso per il mio Veneto di domani, dalla Costituzione svizzera, in modo da avere una democrazia diretta e dividere quelli che producono la spesa, tra virgolette, e quelli che invece danno i soldi per spenderli. E questa è la divisione netta che bisogna fare. Anche nel caso di una grande opera come un ospedale dovrebbe essere prima interpellato il popolo e poi fatta eventualmente la scelta. Qui si fa il contrario. Si chiamano i tecnici, si fanno poi delle opere magari faraoniche come il Mose, che non so a cosa servirà poi, e alla fine poi si buttano via un sacco di soldi dei cittadini che a loro volta non erano stati interpellati su questo. È il sistema Italia che è sbagliato. Quindi a monte non si butta via tutto, però appunto lei propone questo sistema. Olivo. No, ma io credo, e qua condivido quello che ha detto Flavio Tosi, cioè il fatto che comunque va studiato bene il project, e su questo sono convintissima. Poi non condivido quanto ha detto inizialmente, la Pedemontana è ferma, perché non è vero, la Pedemontana sta andando avanti come lavoro, è un'opera che conosco bene, perché purtroppo, nel senso che nessun sindaco vorrebbe attraversarsi il proprio comune, ma passa anche nel mio comune, quindi l'ho curata molto bene, con molta attenzione. Io voglio dire una cosa, il problema non è il project financing, il problema sono le norme, le regole, il controllore, il controllato, chi controlla il controllore, chi controlla il controllato. È un sistema in cui non c'è un soggetto unico responsabile, il quale risponde di quello che succede. Noi abbiamo 50.000 controllori e alla fine non abbiamo nessun responsabile. Questo è il grande problema, perché se noi abbiamo un responsabile al quale viene lasciato anche la possibilità di fare alcune scelte, perché dobbiamo lasciare questa, è chiaro che poi starà ben attento a atti di corruzione o cose che non vadano bene, perché risponderà in prima persona. Così invece rispondono tutti e non risponde nessuno alla fine. Ma però voglio dire anche un'altra cosa, attenzione al discorso che si fa adesso della democrazia e di lasciar parlare i cittadini, di fare, ma certo, noi che siamo sindaci lo facciamo costantemente, quello di andare a parlare con la gente, di condividere le scelte e di governare quindi ciò che viene fatto. La politica è il suo compito, quello della politica e quello di noi sindaci. Però ricordo anche che l'aumento delle spese di molte opere pubbliche è dato proprio dal fatto che si lascia troppa la parola a chiunque. In Italia chiunque può fare un ricorso, chiunque ha il potere di bloccare un'opera, e quando un'opera viene bloccata, qualsiasi essa sia, hai costi che aumentano tantissimo, perché hai delle penali da pagare, perché comunque poi i costi aumentano. Quindi il discorso è ben diverso. Sul project financing mi sembra un po', quando si parla, che si parli così, il project financing è un disastro. Allora, no, un attimo solo, ci fermiamo su quello che lei diceva, bisogna controllare di più, ma è nelle facoltà Tosi della regione riuscire a istituire un organo di maggiore controllo? Bisogna dare responsabilità ad un soggetto che sia responsabile della sua azione, perché ne abbiamo troppi di controllori. Tosi, più trasparenza e più controllo all'interno della regione. Allora, due cose. Uno, la Pedemontana è un'opera molto lunga, complessa, con più cantieri aperti contemporaneamente, e quindi se un cantiere sta procedendo e altri sono fermi, dove addirittura un paio di settimane fa il personale dipendente ha scioperato perché la ditta non viene pagata, perché chi ha l'appalto non paga la ditta e si è fermato il cantiere, parlo per notizia certa, perché appunto sono a conoscenza di chi ha scioperato, perché questo lo dico, non è che dico che è ferma perché non lo so, lo dico perché appunto ho la certezza di quello che è accaduto. Ciò premesso, rispetto al percorso decisionale, allora, se tu sei amministratore e hai responsabilità di governo della regione come di una città,
tu devi determinare le scelte e portarle avanti. Se sei sicuro del tuo operato, vai avanti per il tuo percorso. Dopodiché, se all'interno della macchina amministrativa, che sono tanti dipendenti, tanti dirigenti, tanti amministratori, qualcuno si comporta scorrettamente, la magistratura fa le sue verifiche, interviene, se deve andarsi a prendere qualcuno se lo va a prendere, si fanno i processi come diciamo, è normale che sia previsto dalla legge. Ma questo non è che deve, in risposta a quello che diceva prima Raffaele Zanon, impedire che l'azione amministrativa, l'azione di governo proceda. Perché se io fermo un'opera pubblica perché c'è un'indagine, in Italia le opere pubbliche non ne fai neanche una, perché in Italia su qualsiasi grande opera pubblica c'è un'indagine per qualsiasi tipo di motivo, e perché ci sono le scorie al sottoterra, e perché ci sono problemi ambientali, e perché c'è il comitato che fa l'esposto, e perché c'è l'amianto, e perché ci sono le tangenti, cioè ci sono mille motivi diversi, mille indagini diverse. Se tu fermi le opere pubbliche perché c'è un'indagine, in Italia non fai più nessuna opera pubblica. Non fai più nulla. Ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo tra pochissimo. Prima serata, Tosi e il Veneto del Fare, protagonista il candidato alla presidenza del Veneto, Flavio Tosi, questa sera, e sicuramente siamo arrivati alla fase della campagna elettorale in cui a sostenere i vari candidati arrivano i cosiddetti big nazionali. È arrivato Berlusconi, Salvini è sempre stato qui, è arrivato Renzi per la Moretti, mentre appunto Salvini è sempre stato in continuazione in Veneto. Luca Zaia ha potuto contare sul leader della Lega Nord a 360 gradi. Ma chi contesta Salvini, secondo lei, Tosi, ha qualche ragione? Allora, ci sono due aspetti. Uno, che andare a interrompere manifestazioni altrui o la presenza di altri politici quando dissenti dal loro pensiero è antidemocratico. E questo vale anche per Salvini, che anni fa, va detto anni fa, non ieri, venne condannato per lancio di uova nei confronti di, non mi ricordo più chi, ma ripeto, è una intemperanza giovanile. Quindi le forze dell'ordine devono tutelare chi esprime una posizione politica, perché in democrazia deve essere garantito sempre comunque la possibilità di esprimere un'opinione politica, e a maggior ragione sarebbe esempio di democrazia lasciare esprimere l'opinione politica dalla quale tu dissenti. È troppo comodo, insomma, sentire solo quello che ti fa piacere. È chiaro che sono opposti estremismi che si alimentano l'un l'altro. Cioè, Matteo Salvini parla di ruspe, di bombardare i barconi, dà dei messaggi molto forti. Dall'altra parte si trova, diciamo, gli antagonisti dell'estrema sinistra, e si alimentano l'un l'altro, perché lui di fatto li sfida nel dando messaggi molto forti nei confronti dell'immigrazione clandestina anziché dei Rom, e loro reagiscono in questo modo. Diciamo che lui è un intelligente provocatore. Da che parte sta la ragione? Sicuramente ha torto chi con violenza cerca di impedire che qualcuno esprima la sua opinione, perché tu puoi anche non condividerla, può essere un'opinione anche provocatoria, ma l'opinione altrui la devi sempre rispettare. Quindi la contestazione ci sta se è pacifica? No, la contestazione non ci sta. Se c'è una manifestazione politica, è anche solo da maleducati andare ad interrompere la manifestazione di qualcun altro. Devi avere rispetto per le tue manifestazioni. Sempre comunque rispetto, dunque. A proposito di Roma, anche della presenza numerosa dei Rom in Italia, parla Matteo Salvini al microfono del direttore di Antenna 3 Nord-Est, Domenico Basso, in questa intervista, in cui ovviamente entriamo anche nel merito delle regionali in Veneto. Vediamo. Salvini, Renzi, quando è venuto in Veneto, ha detto che per il centro-sinistra sarà una partita difficile, però bisognerà crederci. Per la Lega, per Zaia, per il centrodestra, quella del 31 maggio, che partita sarà? È un messaggio importante a livello locale, ma io spero che tanti e tanti veneti perdano 5 minuti, investano 5 minuti del loro tempo domenica prossima, perché è un referendum fra il Veneto
e Roma, fra Veneto e lo Stato centrale, il referendum che Renzi non vuole far fare ai veneti è pronto, è domenica prossima in cabina elettorale sull'autonomia, sull'indipendenza. Se Zaia prende il 51%, il referendum è bello che è fatto. Quindi conferma che queste sono elezioni con un forte valore politico, una connotazione politica molto forte? Votano milioni di italiani, perché non votano solo il Veneto, vota il Comune di Venezia, ad esempio quei disastri fatti dalla sinistra, ma vota la Liguria, vota la Toscana, l'Umbria, le Marche, tutte regioni rosse dove noi come Lega stiamo crescendo in maniera incredibile e dove vogliamo andare a vincere. Poi votano la Campania e la Puglia, e in Puglia per la prima volta siamo presenti anche noi per liberare un po' di energie, quindi è chiaro che è un test nazionale. Renzi è in difficoltà, è venuto in Veneto e più che fare proposte ha insultato la Lega, ha insultato me, ha attaccato Zaia, quindi penso che abbia paura di una sonora batosta. Senta, in questa campagna elettorale lei ha girato molto, non è ancora finita, continuerà a girare, in qualche occasione è stato anche contestato, ecco, si rimprovera qualche cosa per i toni usati in questa campagna elettorale che forse hanno scatenato una certa reazione? Sono un'infima minoranza, è successo a Maas, è successo a Viareggio, ma sono pochi violenti che vengono fuori dai centri sociali, che potrebbero essere chiusi per quanto mi riguarda. Poi mi ho incontrato una marea di gente per bene, i toni forti, ragazzi, però diritti e doveri uguali per tutti, perché ci sono 40.000 rom in Italia a cui bisogna pagare le bollette della luce, dell'acqua e a cui pagare l'IMU. L'immigrazione che stiamo subendo è un'invasione, io sto girando anche i paesi delle montagne del Veneto e anche la sinistra è preoccupata, quindi mettere un freno a un'invasione fuori controllo non è un tono forte, è una richiesta di buon senso, di legittima difesa. Dopo il 31 maggio, a prescindere da come andrà a finire, forse qualche effetto lo potrà avere, si aprirà anche la partita politica per la ricostruzione del centrodestra. Ecco, Salvini che idea ha di centrodestra? Idee chiare, coraggio, niente minestroni, quindi Alfano non c'entra niente col centrodestra, l'abbiamo già fatte le ammucchiate in passato, ma e poi vengono fuori Fini, Casini, Buttiglione, appunto gli Alfano. Idee chiare sull'Europa, chi vuole fare strada con la Lega deve sostenere il nostro progetto di aliquota fiscale unica, secca, piatta, semplice, uguale per tutti. Tornando comunque al centrodestra, ecco, chi potrebbero essere i compagni di viaggio e poi la scelta del leader, come farla? Aspetta ai cittadini. Sia il programma che i leader li sceglieranno i cittadini, non Tizio, non Caio, non in una villa, non in una sede di partito. E io penso più che ai partiti attualmente esistenti, che da giugno secondo me cambieranno nome, cambieranno tante cose dopo queste elezioni, anche grazie al risultato della Lega, penso ai 10 milioni di italiani che non vanno più a votare, che non sono di sinistra, che speravano in Berlusconi, speravano anche nella Lega, perché anche noi abbiamo sbagliato delle cose in passato e vorrebbero tornare con un po' meno burocrazia, un po' meno tasse, un po' meno immigrazione e qualche impresa in più. Quindi io più che ai partiti di oggi parlo agli italiani che non vanno più a votare da troppo tempo. Ecco, lei ha detto che il leader del centrodestra lo sceglie il popolo, quindi pensa alle primarie e ovviamente pensa anche a una candidatura a Salvini, inevitabilmente. Se gli elettori sceglieranno così, sì. Fino all'anno scorso si parlava della Lega che stava morendo, che stava scomparendo, che era finita. Adesso siamo tornati terzo, secondo partito in Italia, quindi continuiamo a costruire, ad ascoltare, a risolvere, a far battaglie. Se in Veneto dovesse andare male, ecco, chi dovrà assumersene le responsabilità? Sempre chi comanda, sempre chi comanda, quindi io, ma io penso che, non è importante quello che Salvini pensa, è importante quello che sento in giro. C'è voglia di confermare Luca Zaia in regione, ma c'è voglia di cambiare nei comuni male amministrati, penso a Venezia, penso a Mestre, penso al Lido, quindi il 31 maggio se la gente partecipa, se la gente va a votare come Lega faremo il botto, io di questo sono sicuro. Se la gente va a votare, specifica. Intanto un tema alle caro quello delle primarie, si riconosce nelle parole di Salvini? No, vorrei fare una considerazione rispetto al servizio che abbiamo appena visto. Allora, questa è una serie di trasmissioni dove vengono invitati i candidati a governatore a confrontarsi con le altre parti politiche. E li solletichiamo con gli avversari. No, ma allora, viene ospitato Luca Zaia, credo la settimana scorsa, e Luca Zaia chiede ed ottiene di non confrontarsi con le controparti politiche, ma con giornalisti e operatori del mondo dell'economia. E vabbè. Dopodiché, sì, è un fatto di dominio pubblico dimostrabile. Abbiamo dopodiché, letto anche i suoi comunicati. Dopodiché, spero che non dormano con gli assessori in giunta. Finisco la considerazione.
Dopodiché questa è la trasmissione dove viene invitato Flavio Tosi, che rappresenta un mondo sostanzialmente civico di centrodestra, e viene messa in onda uno spottone di Matteo Salvini, che rappresenta un'altra parte politica. Flavio Tosi la vittima? No, la ma sto... Se posso, ha la dire... possibilità di smontare infatti sto dicendo la vittima adesso. Sì. Infatti sto dicendo la via, se posso finire. Saranno sempre gli elettori a scegliere anche in base alle sto dicendo, se mi lascia finire, certo. Completo questa considerazione. Ma mia la vittima adesso. Se posso concludere, prego, Tosi. Allora concludo questa considerazione dicendo che, visto che c'è questa disparità di trattamento, dopo uno si fa delle domande e si dà delle risposte. Allora, se vedi alcune delibere della Giunta Zaia che finanziano l'emittenza anziché i giornali televisivi e appunto a carta stampata del Veneto a suon di centinaia di migliaia di euro per legittime attività, per legittime attività di promozione, c'è chi evidentemente continua a fare il suo mestiere nel fare correttamente, c'è chi invece probabilmente fa delle marchette rispetto a... Perché... sinceramente... Ma lei può dire, lei può tranquillamente... Qui non c'è nessuna marchetta, qui c'è un'intervista fatto un esposto alla Procura politico. Della Repubblica e alla Corte dei Conti. C'è un'intervista ad un leader politico, suo avversario, siamo in un dibattito in cui lei indubbiamente è il protagonista, Flavio Tosi, e non le dico che io voi smonterei avete, questa polemica. Voi avete, non abbiamo mandato, un'intervista sui contenuti. Oggetto in buona parte della campagna elettorale, lei ha tutto il modo di spiegare agli elettori perché Salvini sta sbagliando, perché i competitor regole del gioco diverse ai singoli candidati su loro richiesta, in particolare su richiesta del governatore. Saranno gli elettori a scegliere. Lei ha scelto un'arena? Va benissimo l'arena. No, non è che uno scelto un'arena. Io ho accettato come giusto che sia. Possiamo fare delle domande al candidato Flavio Tosi, però io sono venuto qua per quello. Ha già parlato Salvini, ancora di volare. Lui è candidato a governare il Veneto. No, io voglio sapere da candidato alcune cose. Però io ho accettato, come giusto che sia, in democrazia, di confrontarsi con le altre parti politiche senza pretendere che i miei interlocutori fossero solo giornalisti o operatori economici per paura del confronto. A qualcun altro è stato concesso questo e ne prendo atto, e addirittura viene fatto lo spottone a Salvini nel corso della trasmissione criticata a Flavio Tosi, ma ripeto, ci sta nell'ambito delle delibere, questo non lo accetto assolutamente, ho tentato anche di spiegarlo che non è così, è bello costruire. Io ho fatto presente la mia opinione. Assolutamente, ma io la rispetto. Io le faccio presente però Flavio Tosi che è sempre una bella occasione, quella del confronto, tra l'altro è stato infatti l'ho detto molto apertamente. Infatti ho detto molto apertamente. Guarda che Flavio Tosi non sa nemmeno cosa sia il confronto, è lui che piace legnare, no? Fare non se ne fanno e non se ne fanno per nessuno. Infatti, ho detto molto apertamente la mia opinione. Lei ha espresso una sua opinione. Intanto però possiamo fare delle domande però. Certo, adesso andiamo anche sulle domande, ma le domande tendenzialmente le faccio io. Voi solleticate. No, ma noi siamo qua per chiedere. Questa sera stiamo andando un po' oltre. Perfetto. Innanzitutto, sul tema delle primarie io vorrei che ritorniamo al nostro dibattito, ritorniamo sulle tematiche che forse sono care ai telespettatori. Il leader lo sceglie la gente, come lei insomma ha sempre auspicato, l'ha detto Salvini, condivide? Beh, direi che siamo partiti, all'inizio fummo io e Giorgia Meloni a parlare di primarie ancora 2 anni fa abbondanti, e credo che resti l'unico metodo per cui anche il centrodestra possa definire la leadership, perché il centro-sinistra, in maniera intelligente, nel senso che deve avere una strategia, indice le primarie, fa scegliere agli elettori chi è il leader del centro-sinistra, e questo, per chi partecipa alle primarie, per chi accetta di partecipare, compatta quella parte politica, perché chi accetta di partecipare poi ne accetta pure l'esito. Lo stesso dovrebbe fare il centrodestra. Fino ad oggi le primarie erano state di fatto impedite da Silvio Berlusconi, che le lanciò addirittura qualche anno fa proponendo Alfano come possibile candidato, suo candidato alle primarie. Poi le ritirò, se uno va in internet trova ancora le modulistiche per le primarie del centrodestra. Dopodiché Berlusconi ha deciso che il capo del centrodestra era sempre comunque lui, anzi tutto sommato lo ribadisce anche oggi, e quindi le primarie del centrodestra non si sono più fatte, perché appunto Berlusconi, dicendo lui il capo sono io, era un po'
difficile tecnicamente portarle avanti. Quando invece rimangono, come dicevo appunto all'inizio e come proponeva anche Giorgia Meloni, l'unico strumento attraverso il quale riesci in qualche modo a rimettere insieme i coach del centrodestra, perché se tutti quelli che fanno parte del centrodestra accettano le primarie, ne condividono le regole e vanno e partecipano alle primarie, poi ci sarà un leader e gli altri accettano questa leadership. Marcato, e poi andiamo alle domande da Facebook. No, posto che trovo di una gravità inaudita quello che ha detto Flavio Tosi sul fatto che queste trasmissioni sarebbero... Mi difendo da sola, Marcato. Io non sono un marketaro, d'accordo? Non lo sono neanche io, non lo è neanche il consorzio Rete. Esprimere il mio giudizio, sì. Che ne dica Flavio Tosi. Ripeto, ci difendiamo da noi. No, ma non è che voglio difendere voi, voglio difendere anche chi è qua, perché siamo tutte persone serie e non facciamo il palco scenico per Flavio Tosi. Dopodiché sulle primarie sono assolutamente d'accordo che siano uno strumento necessario, anche perché non vedo altra via per scegliere un leader di una parte politica. Per il resto sì, io avrei molte domande da fare, ma mi faccio domande e non mi risponde nessuno. E quindi non so qual è il suo tema? Ne avrei molte da fare, cioè, voglio dire, abbiamo di fronte un candidato alla Regione Veneto che si candida a governare i Veneti, certo, che ha detto molte cose in questa campagna elettorale. Io volevo dei chiarimenti, insomma, ecco tutto qua. Chiede il suo chiarimento, prego. Allora, per esempio, so che un refrain di Flavio Tosi è la campagna elettorale di Luca Zaia, che è pagata con i soldi del partito e dei contribuenti. Allora, io è da un po' che lo incontrerò prima o poi, perché devo fare due domande. La prima, 2 anni fa abbiamo fatto le politiche, no? E lui ha nominato, perché così... Rimaniamo sulle regionali. Cioè, lui ha affermato questo, che Luca Zaia fa la campagna elettorale con i soldi del partito e quindi dei contribuenti. Bene, lui 2 anni fa era segretario della Lega, ha nominato tutti i suoi accoliti in Parlamento, tranne Massimo Bitonci, perché dovevo metterlo dentro, ha nominato tutti i suoi, la campagna elettorale A, con quali soldi l'ha fatta quella volta? B, siccome non è segretario della Lega da pochi giorni, il suo autista da chi era pagato? Io voglio che risponda su questo, però chiedo... È candidato a governare il Veneto. E i veneti devono sapere, vabbè, se c'è coerenza e trasparenza. Va bene, Flavio chiedo Tosi, che risponda su queste due domande. Che poi il nostro pubblico le vuole chiedere un po' di autista, non quello di oggi. Prima, con quali soldi era pagato? È il gioco del dibattito politico, che è la formula che le interessa allora, di più. Allora, il... Se posso. Dicevo, la persona che guidava l'auto nel momento in cui ero segretario della Liga aveva un contributo da parte del movimento, in quanto il segretario del partito a livello regionale in Lega normalmente, come anche il segretario federale, non è che il segretario federale... Anche prima che fossi segretario, Flavio, l'hai sempre avuto tu l'autista? Anche prima che fossi segretario della Liga, anche prima? Voglio sapere, tu hai sempre avuto l'autista, voglio sapere con quali soldi era pagato quell'autista. La Lega... No, per... la Lega, rispondi, per piacere, se no ero via qua subito, ti fa la domanda. Ti sto rispondendo? Ti sto rispondendo. Sei anni che te l'autista, e sei solo anni che ti sei il segretario, te anche prima. Con quali soldi è che era pagato l'autista? Ripeto, la Lega ha pagato un contributo. Quindi alla soldi persona... contribuenti? Se posso finire, anzi di essere interrotto. Marcato, per favore, rispettiamo un attimo i tempi. Se posso finire. Vada Tosi. Dicevo che come vale per Paolo Gobbo, che era segretario prima di me, vale per Flavio Tosi, vale per Matteo Salvini, valeva per Umberto Bossi, vale per i segretari... Rispondi per te, Flavio. Ho chiesto a te, non a Bossi, ho chiesto a te. Quindi il tuo autista l'ha sempre pagato il partito. Posso... Questo abbiamo capito. Sì, perfetto. No? Gli altri soldi della campagna elettorale. No, guardi, sta a lei moderare la trasmissione, certo. O non moderare. Io sono un moderato. Quando vengo interrotto, mi taccio. Comunque, abbiamo capito una cosa che è interessante forse per i cittadini del Veneto, che la campagna elettorale del 2010, da quello che ho capito, l'ha pagata il partito. Quel partito era rappresentato da un tesoriere che si chiamava Belsito, quindi... Adesso arrivano anche le forze alleate a sostenere le tesi di Flavio Tosi. Flavio Tosi è un avversario per me, punto. Scusami, esattamente come lo è Zaia. Non siamo qua ad assistere alle baruffe che ho zotte interne alla Lega. Io sono cittadino, per provare io chiedo quello a governare che voglio al candidato Flavio Tosi, ragazzi. Allora, se no, non ho capito. Avrei anch'io una domanda. Lui deve essere trasparente
è corretto, deve dire le cose come stanno. La gente deve sapere, siccome lui accusa l'altro candidato, no, siccome lui accusa, siccome lui accusa l'altro candidato di usare i soldi del partito, lui si fa scarossare 24 ore. Così non si va avanti da nessuna parte. Prego, prego Ruzzante, e poi o si rimangia quello che dice o dice la verità. Scusami. Ho anch'io una domanda da fare. Io sono rimasto molto colpito perché in queste settimane è stato pubblicato, per effetto di una legge nazionale, mi pare del governo ancora Monti o del governo Letta, che prevedeva come forma di trasparenza la pubblicazione dei redditi di tutti i dirigenti della regione. Scorrendo l'elenco dei dirigenti della regione mi sono accorto, ho individuato subito, era una norma che abbiamo voluto fortemente di trasparenza anche in consiglio, mi accorgo che due dirigenti, uno non faccio nomi perché non è bello e non mi piace, non è elegante e perché sono un garantista, però un dirigente è stato qualche mese in galera per la gestione dei bolli auto, il secondo dirigente credo sia ancora o è stato per lungo tempo agli arresti domiciliari per la gestione dell'ambiente, comprese le vicende legate a una mitigazione di una discarica a Sant'Urbano, mitigazione che non è mai stata fatta, ma lui elargiva risorse che apparentemente secondo l'inchiesta riceveva in quanto titolare o comunque cotitolare di quella azienda stessa. Scorro l'elenco e mi accorgo che non solo gli è ancora garantito il reddito, ma questo credo faccia parte delle norme, ma gli è stato dato il premio di produttività di 7.000 euro dalla giunta Zaia. Ma scherziamo, ma che messaggio mandiamo a tutti i dipendenti della regione e degli enti pubblici? Era distratto. Con che coraggio è che si dà un premio di produttività? Si è capito perfettamente. Uno, due, tre, manca il fatto. No, è chiaro. Primo quartetto c'è. Benissimo, guarda, io voglio sentire tutti, abbiamo capito. L'ho trovato, l'ho trovata l'avvocato difensore Flavio Tosi, una cosa vergognosa questa. L'ho trovata, ascolta Roberto. È comunista che difende Flavio. È comunista, te già riscritto. Bene, maggiore trasparenza. Sbaglio. Allora bene, da giovane, non te già riscritto la Federazione Giovanile Comunista. Guardi me, Ruzzante, vado alla domanda. Quindi la domanda è: è mai possibile che in questa regione chi c'era dormiva e non si accorgeva di quello che avveniva? Un assessore che è stato dimissionato da consigliere è tuttora assessore. Bene, quindi in futuro Tosi e i due dirigenti, uno arrestato, l'altro gli arresti domiciliari, ricevono addirittura il premio di produttività. Prego Tosi. Ma veramente è una cosa indegna della regione Veneto. Prego Tosi. Due considerazioni. Prima, se lei magari riesce a impedire a Marcato di interrompermi ogni 15 secondi, io provo a rispondere alle domande. Certo. Fuori. Ha visto che ce la metto tutta, però, è irrefrenabile. Sì, mi pare con scarso successo. Marcato, porti pazienza. Prego Tosi. Con scarso successo. Seconda cosa, andiamo avanti. No, e quindi dicevo, rispetto alla domanda precedente, nel movimento politico della Lega Nord, i segretari regionali e il segretario federale hanno l'autista che ha un contributo dalla forza politica stessa. Prima. Dopodiché, prima, dopo, prima dopo di che, secondi, dopo no, di ma non che, ha risposto. Scusa, no, allora, no, Marcato deve portare pazienza, però. Prego. Ma non mi risponde, scusa, se non mi risponde, dopo di che, dopodiché, la miseria. Dopodiché, io capisco che ha Marcato dia fastidio che sia stata, che sia stata sollevata la questione dei costi di questa campagna elettorale, dove è documentabile che la Lega ha stanziato 700.000 euro per... Hai stanziato 700.000 euro? Vedi, dici delle grosse inesattezze, perché quello stanziamento viene deciso dopo il commissariamento di Flavio Tosi. Senti, e viene deciso... E ti do i dati precisi. I tui? Allora, una volta che... io sto parlando davanti a un pubblico, farò nomi e cognomi delle persone e quindi potrei venire querelato se dico delle stupidaggini, perché mi assumo le responsabilità di quello che dico. Allora mi telefona il responsabile amministrativo della Liga Veneta e mi dice: guarda che mi ha telefonato il governatore, al quale Salvini ha comunicato che metterà a disposizione, perché io ero commissariato, che metterà a disposizione 350.000 euro
come segreteria federale. 350.000 euro verranno presi dalla Lega Veneta per un totale di 700.000 euro per metterli a disposizione di questa campagna. Questo è stato stabilito, mi spiace per te, ma ero già commissariato. Mi ero già commissariato, non c'è nessuno da libero in questo senso, povero Marcato, perché venire a dire le bugie. Dopodiché c'è stata anche questa postalizzazione per 2 milioni e rotti di pezzi in tutte le case dei veneti, in celofanata, che è marcato questa cosa, costa. Questa postalizzazione qua costa alcune centinaia di migliaia di euro. Allora, un secondo solo, perché abbiamo in collegamento telefonico, un attimo solo, abbiamo in collegamento telefonico il direttore di Antenna 3 Nord-Est, Domenico Basso. Buonasera, direttore. Buonasera Antonella. Buonasera. Buonasera. Non sarei intervenuto se non conoscessi Fabio Tosi, persona che stimo e con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. Devo dire francamente che sono rimasto sorpreso, proprio perché ci conosciamo e perché Tosi conosce il mio modo di lavorare, le parole del candidato relativamente allo spot che sarebbe stato fatto con quell'intervista a Salvini. Flavio Tosi è un personaggio di livello nazionale, frequenta molte trasmissioni nazionali, sa come si sviluppano quelle trasmissioni, sa che all'interno di quelle trasmissioni ci sono molti contributi che servono, come avevi detto giustamente tu Antonella prima, a stimolare il dibattito. Sono state poste delle domande a Salvini, come sono state poste in passato ad altri candidati, che avevano unicamente lo scopo di stimolare il dibattito, così come era stata fatta anche la settimana scorsa con Silvio Berlusconi. Quindi assolutamente non accetto che venga definita uno spot, un'intervista a un segretario nazionale di partito, ma ripeto, come giornalista sono abituato ad essere accusato sia da destra che da sinistra, ma mi sorprendono le dichiarazioni di Tosi, perché Tosi sa come lavoriamo, con lui ci sono sempre stati degli ottimi rapporti, sa che quando Tosi è sceso in campo con la sua candidatura lo abbiamo seguito attentamente e quindi abbiamo sempre rivolto a lui una particolare attenzione. Ecco, mi amareggia questa uscita che non mi sarei mai aspettato dal sindaco di Verona. Con tutto qua. Prego, sindaco, vuole dire qualcosa? Oh, volentieri, volentieri. Nel fotografare la situazione, sperando di non essere interrotto, non parlo del direttore Domenico Basso, parlo di chi sta alla mia sinistra. Marcato. Perché come dicevo prima, questa trasmissione aveva un format che era stato previsto, dove il candidato governatore si confronta con le altre parti politiche e viene incalzato dalle altre parti politiche. Il governatore uscente, come ha fatto spesso in questa campagna elettorale, chiede di modificare le regole del confronto e quindi chiede che non ci siano controparti politiche dalle quali essere incalzato e con le quali confrontarsi, ma che invece ci siano solo operatori del giornalismo e operatori economici. Dopodiché faccio notare, smesso di replicare, io replico, dopo tu Marcato puoi interrompere, tu puoi interrompere il tuo sport preferito. E dopodiché io faccio notare che all'interno di questo format, che invece ho rispettato perché trovo giusto confrontarsi con chiunque, viene fatto un'intervista a Matteo Salvini che non c'entra nulla con la costruzione di questa trasmissione. Se poi il direttore Basso si arrabbia perché faccio semplicemente presente che la giunta regionale presieduta da Luca Zaia il 29 settembre scorso, poi ce ne sono altre anche negli anni precedenti, casomai si possono citare anche quelle, le cito l'ultima, il 29 settembre scorso stanzia 988.000 euro, quindi quasi 1 milione di euro, dedicandoli quasi tutti al mondo dei media veneti per attività di promozione, ho solo dato dei fatti e dei numeri, punto, niente di più e niente di meno. Di promozione? Direttore c'è ancora forse? No, io l'ho trovata. Sì, prego direttore, così dopo. No, ma io non voglio assolutamente monopolizzare l'interesse su di me. Io volevo soltanto puntualizzare che io ho fatto un'intervista, come ne ho fatte molte altre, e non accetto che venga considerata un'intervista fatta a un leader politico, ne ho fatte tante anche a Flavio Tosi, come una marchetta. Io faccio il direttore del telegiornale, non ho nessuna
attinenza con la parte commerciale, con la parte pubblicitaria, eccetera, quindi io non so che cosa stanzia la regione per quanto riguarda i mezzi di comunicazione televisivi. Ripeto, resto amareggiato per l'uscita di Flavio Tosi, che, ripeto, è una persona che io stimo, che sa qual è il tipo di lavoro che produciamo quotidianamente, sa tutte le volte che siamo stati a sentirlo con grande obiettività e con grande attenzione. Ecco, io credo che questa uscita, francamente, Flavio Tosi, che, ripeto, è una persona che stimo, forse poteva risparmiarsela. Grazie direttore, grazie mille, la facciamo tornare al suo lavoro. Andrei subito dai nostri telespettatori che ci seguono sulla pagina Facebook. Prego, Cristel. Signor Tosi, quanto feeling c'è realmente con la Moretti? Ah, questa domanda? Sì, arrivano. Ma diciamo che ho un rapporto di rispetto e di stima con tutti i candidati, perché comunque è giusto dividere sempre il piano personale dal piano politico. E quindi, siccome c'è confronto politico con Alessandra Moretti, come con Luca Zaia, come con Jacopo Berti, come con Alessio Morosin, come con Lucia Coletti, e quindi c'è un rapporto di rispetto e stima, come ci deve essere, secondo me, fra chiunque faccia parte o della stessa parte politica o di una parte politica contrapposta, in questo caso avversaria, e un competitor in questa corsa al governo del Veneto. Lei si ritiene rappresentativo del centrodestra post-Berlusconi? Ma io mi ritengo una parte del centrodestra, ero parte del centrodestra anche quando c'era Berlusconi, e spero di essere parte del centrodestra anche dopo che sarà, diciamo, passato il ciclo di Berlusconi all'interno della politica. Berlusconi resterà comunque un leader nazionale, perché un consenso ce l'ha anche adesso, nonostante il fatto che Forza Italia sia scesa enormemente nel consenso, è comunque una persona che ha grande peso nella politica nazionale. Però io spero di poter essere una parte di quello che sarà il centrodestra del prossimo futuro. Ancora una, Cristi. Per migliorare la sanità bisogna risparmiare risorse attraverso la realizzazione dell'apparato burocratico. Perché è convinto di questo? Attraverso la razionalizzazione dell'apparato burocratico. Sono convinto di questo, non la realizzazione. La razionalizzazione perché se la spesa della sanità veneta sono 8 miliardi e mezzo circa all'anno. Di questi 8 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 7 sono spese per il personale, e se uno va a vedere le 21 USL, all'interno di ciascuna di queste USL c'è un rapporto diverso tra quello che è la spesa del personale burocratico, l'amministrativo, e quello che è il personale tecnico-sanitario. Il personale tecnico e sanitario è quello che produce le prestazioni, la parte burocratica appunto è la burocrazia. E quindi tu puoi razionalizzare la spesa facendo in modo che le più virtuose sono quelle che spendono di più per il personale sanitario e tecnico e di meno per il personale amministrativo. Bisogna portare le USL a questo parametro di virtuosità, e questo vale per la gestione dei costi del personale, questo vale per la gestione del calore, questo vale per la gestione del costo delle mense, per la gestione del costo delle pulizie, per i costi di manutenzione, per tutti i costi fissi che sono paragonabili USL per USL, dove bisogna che le USL che sono virtuose da questo punto di vista diventino il punto di riferimento anche per le altre. Se tu pratichi questo tipo, quindi applichi i costi standard all'interno del Veneto e non solo all'esterno fra le varie regioni, riesci a razionalizzare una parte della spesa sanitaria senza nulla togliere in termini di quantità e di qualità di prestazioni, anzi liberi risorse per produrre maggiori prestazioni. Ci fermiamo per qualche istante, pubblicità tra poco. Eccoci qui, Tosi e il Veneto del fare. E volevo che, insomma, interloquiste Favero e Tosi sui punti possibili di collaborazione futura innanzitutto, e poi, insomma, volevo capire anche quanto pensate. Tosi saprà bene che è in sciopero della fame Favero insieme ad altri 5 candidati di Indipendenza Veneta, perché poco spazio c'è stato per i candidati di Indipendenza Veneta nei grandi talk show nazionali. Ecco, su questo, sì. Ecco, quanto intendete andare avanti?
Ma almeno fino al 31, ovviamente, che poi avrebbe per poco senso. Per ottenere cosa? Cioè, alla fine sollevare che se ne parli, insomma, beh, in qualche che se maniera. Ne parli penso sia questa, no? L'informazione almeno dovrebbe essere fare. Questa. I candidati sono 6 e non 4, ma evidentemente non per la stampa italiana. Io volevo, non me ne voglia Flavio Tosi, però sul servizio di Salvini ho sentito parlare di indipendenza. Siccome anche a me è arrivato a casa il programma di Zaia, al punto 9 c'è scritto scelgo autonomia, non c'è traccia di indipendenza. Allora, siccome che per noi l'indipendenza è una cosa seria e va trattata in modo serio, la Lega deve evitare di strumentalizzarla sempre. Tra l'altro ha scelto come alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia. Allora, ebbene si dica che non vogliono l'indipendenza nel modo assoluto, anche perché se Ruzzante non interrompe, spiego, se fosse stato Zanon non interrompe. Allora, se fosse stata data credibilità alla legge, se io credo che lui voglia far notare il fatto che Fratelli d'Italia hanno detto che sono contrari all'indipendenza del Veneto. Allora, la legge 16, e mi sembra proprio di sì, è stata approvata grazie a Indipendenza Veneto, oltre che scritta, poi è stata messa non in un cassetto. Non c'è stata fatta una sola delibera attuativa, ma non interrompere, non è stata fatta una sola delibera attuativa per la legge 16. Il 9 novembre in Spagna, a Barcellona, assieme ad Artur Mas, c'era Alessio Morsi, non c'era Luca Zaia. A portare avanti il progetto di legge 342 prima che diventasse legge 16 è stato Stefano Valdegamberi, non è stato nessun uomo della Lega. Allora, la Lega di fatto non vuole l'indipendenza, questo va detto, perché altrimenti avrebbero fatto le delibere attuative, cosa che non è stata fatta. Vogliono l'autonomia? Benissimo, allora è un'altra cosa. Sono due strade diametralmente opposte. L'una passa attraverso l'approvazione del Parlamento italiano, e ha bisogno una legge costituzionale che prevede una maggioranza qualificata, certo, del 75%, l'altra attraverso l'esercizio del diritto dell'autodeterminazione, su cui Alessio Morosì ha scritto un bel libro. Tutto il resto sono sciocchezze e fandonie che non intendiamo dopo più le do la possibilità vengono di replicare... strumentalizzate da Lega o chi che sia. Intanto Tosi, le ragioni di questa indipendenza veneta, e insomma alla fine tanto ne ha parlato anche lei, adesso siamo arrivati a parlare di autonomia macro-regioni. Allora, partiamo da quell'evento sul Piave che è stato citato, con la presenza del governatore Zaia e di Matteo Salvini, dove Matteo Salvini è andato appunto a onorare i caduti del Piave facendo una manifestazione intitolata Non passa lo straniero, e Non passa lo straniero era riferito non tanto agli austro-ungarici, era riferito agli immigrati clandestini, quindi andando a mischiare l'immigrazione clandestina con i morti del Piave, che è una cosa secondo me sgradevole, anche perché Salvini ha sempre criticato Flavio Tosi, perché secondo me Flavio Tosi non è mai stato secessionista, e anche in Lega, quando era in Lega, in tutti gli anni che è stato, ha sempre detto che non era secessionista, e invece il dogma era essere secessionisti. Allora Salvini portava la maglietta con scritto Padania is not Italy, Padania non è Italia. Dopodiché ha cambiato idea, è andato al sud a chiedere scusa al sud rispetto a queste posizioni, poi viene in Veneto e riparla l'indipendenza, perché dice che queste elezioni saranno un referendum per l'indipendenza del Veneto, poi va sul Piave dove sono morti gli italiani per l'unità di questo paese tutto e la libertà rispetto allo straniero fuori dai confini, e quindi per questo dico è un modo diverso di porsi rispetto alla campagna elettorale. Io sabato notte non ho fatto comunicati stampa, non ho fatto conferenze stampa, c'era il centenario dell'inizio della Grande Guerra, perché la Grande Guerra comincia sull'altipiano di Asiago, in particolare sul Monte Verena, 2000 metri, la notte fra sabato e domenica rispetto a 100 anni fa. Siamo partiti alle 11 con gli alpini, con centinaia di persone dall'altipiano di Asiago, perché la cosa è sentitissima, e siamo andati in cima al Monte Verena, 2000 metri a piedi, fra l'altro pioveva pure, per una cerimonia bellissima, commovente. Un discorso però è andarci, non fai comunicati stampa, non fai foto, non fai nulla, vai là privatamente perché commemori i morti. Un discorso invece è strumentalizzare i morti del Piave andando a infilarci dentro l'immigrazione clandestina, che nulla c'entra con quel tipo di situazioni. Rispetto all'indipendenza, quindi, io quello che dicevo quando ero segretario della Liga Veneta, ed è quello che dico anche adesso, tant'è che il mio consiglio comunale di centrodestra
è l'unico comune capoluogo che ha votato il sostegno al fatto che si tenga il referendum. Perché? Perché allora, come adesso, dico che quel referendum non può avere l'effetto di separare il Veneto dal resto dell'Italia, perché la Costituzione dice che l'Italia è una indivisibile, articolo 5, e quindi non può essere quello l'effetto. È un referendum consultivo, infatti, però è giusto che si tenga, è giusto che si tenga, perché i veneti devono potersi esprimere, come succede in qualsiasi paese democratico, col referendum uno può esprimere la sua opinione. L'effetto è che se anche si tenesse, perché poi c'è il governo che l'ha impugnato, bisogna vedere se si può tenere, se anche si tenesse e se ci fosse un risultato positivo, l'effetto tecnico non sarà l'indipendenza perché è consultivo, ma sarà comunque un fortissimo segnale politico di incazzatura, disaffezione, di malsopportazione dello Stato centrale italiano, che è vessatore attraverso le tasse che impone. Quella proposta nostra è, e quella c'è scritta nella Costituzione, all'articolo 132, creare la macro regione del Nord-Est, ovvero sia fondere Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, esattamente quel percorso che è previsto dall'articolo 132, tant'è che c'è anche una proposta, fra l'altro ho visto due deputati del PD che hanno fatto una proposta di dividere l'intero paese in macro regioni esattamente con quel percorso. Se noi applichiamo l'articolo 132 al Nord-Est, avremo un Nord-Est autonomo e quindi il Veneto finalmente avrebbe costituzionalmente una sua forma di garanzia. Favero, velocemente. La strada proposta da Flavio Tosi è politicamente impraticabile. Tutti sanno che il Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia assieme non fanno il 30% del Parlamento italiano. Quando mai allora il Parlamento italiano darà questa concessione di maggiore autonomia al Veneto? È l'eterna balla che raccontano da 20 anni a questa replica parte. Velocissima, l'indipendenza, mi scusi, però devo finire. No. Non è vero. Il principio di autodeterminazione, il diritto, non è anticostituzionale, è anticostituzionale perché viene prima. Ed è un diritto internazionale che non fa parte, che non è regolamentato dalla Costituzione italiana, perché allora ci soffermiamo sempre su punti sbagliati e diamo un messaggio sbagliato. Tosi, un messaggio sbagliato, le dicono. Quindi... Ma io ho fatto una proposta secondo un percorso che la Costituzione prevede e che porta a proporre una legge costituzionale in Parlamento che modifica l'assetto delle regioni creandone, in questo caso del Nord-Est, una sola, e in quel caso è obbligatorio che venga proposta questa legge costituzionale, dove poi è chiaro che c'è un confronto tra le forze politiche su quale forma di autonomia riconoscere al Veneto, perché sarebbe un qualcosa di nuovo rispetto allo stato attuale. Però c'è un precedente interessante che potrebbe realizzarsi a breve, che è la questione di Sappada. Sappada ha chiesto di passare col Friuli Venezia Giulia, ha il parere favorevole del Friuli Venezia Giulia perché altre realtà hanno avuto un percorso ostativo perché c'è stato il diniego della regione ospitante, eventualmente ospitante. Il Friuli Venezia Giulia ha dato l'ok a Sappada e quindi arriverà in Parlamento la proposta fatta col referendum, esattamente con i sacri crismi della Costituzione e col parere positivo del Friuli Venezia Giulia che dice vogliamo Sappada, e lì si vedrà. Lì si vedrà, si misurerà quanta possibilità c'è di poter cambiare le cose, perché se il percorso di Sappada, che è costituzionalmente garantito e dal parere favorevole del Friuli andasse a buon fine, vuol dire che si comincia finalmente un percorso virtuoso per dare autonomia a altri territori. Olivo, macro regione, l'ipotesi di Tosi si sposa meglio, almeno idealmente, poi alla fine però con Forza Italia, però insomma poi alla fine si appoggia. Sì, però al di là di tutto quello che possiamo dire il percorso da fare per creare un'indipendenza, un'autonomia, chiamiamola come vogliamo, decidiamo la forma che vogliamo fare per il Veneto, io credo che la cosa principe che è da fare è quella di pretendere il rispetto del Veneto e dei Veneti, cosa che attualmente in Italia non è e lo sappiamo benissimo tutti, non possiamo nascondercelo, perché siamo quelli che pagano sempre, che pagano tanto, che rispettano le regole, che si danno comunque da fare, quelli che brontolano sempre però al mattino guardano l'orologio e hanno paura di prendersi in ritardo per andare al lavoro. Quindi questi sono i veneti. Quindi noi possiamo stare qua a discutere di referendum, non referendum. Prima Flavio Tosi diceva in Consiglio Comunale abbiamo approvato nel loro Consiglio a Verona la possibilità di fare il referendum. L'abbiamo approvato anche noi in Consiglio Comunale questo. E tra l'altro a unanimità, quindi
tutte le forze l'hanno approvato, quindi credo che se si vuole trovare il percorso reale e quindi per andare a buon fine, tutte le forze politiche devono trovare un accordo su questo. È per la macro regione, è per l'indipendenza, è per l'autonomia, però si deve trovare un accordo, perché se non c'è l'accordo, soprattutto tra le forze politiche in Veneto, non andiamo da nessuna parte. Insomma, perché certamente fine... Roma ci dirà sempre di no, perché perdere il Veneto o perdere tendenzialmente alla ricerca di un'unità che deve esserci, perché poi sia rispettoso per il Veneto e per i veneti. Ci fermiamo, pubblicità, ultima pausa, tra poco. Rientriamo in studio con le domande che arrivano online per Flavio Tosi. Tosi, cosa ne pensa della nuova Valsugana ed in generale della viabilità in Veneto? Beh, penso quello che dicevo prima, che bisogna sbloccare le opere che sono state bloccate, far partire quelle che non sono ancora partite, e questo vale quindi per la Nogara Mare, vale per la Via del Mare, che sarebbe quel pezzo di autostrada che parte dalla A4 per arrivare a Jesolo. La Nogara Mare ovviamente è la prosecuzione, la trasformazione della 434 nella Transpolesana per arrivare fino al mare. La pedemontana appunto vanno accelerati i cantieri, vanno sbloccati i cantieri in modo che venga terminata il più in fretta possibile, perché quell'area ha disperato bisogno di quell'infrastruttura, e c'è da portare avanti quella estenuante trattativa, scontro con la provincia di Trento per far sì che sia, è un paese ridicolo quello dove per il parere contrario di una provincia, per quanto autonoma, si impedisce la realizzazione di una opera pubblica fondamentale per il Veneto, per l'Italia e per l'Europa, perché è inserita nei tracciati internazionali. E quindi speriamo che il governo abbia la forza e il coraggio di, va bene confrontarsi con Trento, però se Trento, come ha fatto fino ad ora, ha di fatto voluto impedire la realizzazione del Valdastico Nord, il governo deve avere il coraggio di andare sopra e, come prevede la Costituzione, nonostante il dissenso, procedere con l'approvazione dell'opera. Ancora Cristo. In cosa è strategica l'alleanza tra gli aeroporti di Venezia e Trieste? È strategica l'alleanza tra gli aeroporti di Venezia e Trieste, se c'è, perché io questo ho dichiarato, l'alleanza anche fra i porti di Venezia e Trieste, perché siccome non bisogna competere senza cannibalizzarsi, e allora io credo che se le due regioni si parlano e fanno in modo che i due rispettivi aeroporti e che i due rispettivi porti siano sinergici, è un vantaggio di sistema per il nord-est. Se invece appunto ci si fa la guerra fra poveri, si rischia di farsi del male. Dunque, lei ha posto l'accento in questi giorni, quando si parlava in particolare della sicurezza legata alla presenza dei Rom, ha detto: la Regione Veneto ha ancora una legge vigente che obbliga i comuni ad istituire nell'ambito della pianificazione urbanistica un'area per nomadi. Che fa quando diventerà governatore? Elimina questa norma e quest'obbligo per i comuni? Beh, è una norma che va tolta perché non ha nessun senso logico, è una norma che è vecchia di non so quanti anni, che però quando un comune fa la pianificazione urbanistica, se non è dotato di un'area per i nomadi, dovrebbe dotarsene. E questo credo che sia una stramberia che appunto nasce da una legge vecchia, che però in Regione Veneto è ancora vigente, e quindi qualsiasi comune che fa la pianificazione dovrebbe inserire un'area per nomadi. E io sono un sindaco che un campo nomadi, senza usare ruspe, l'ha chiuso con atti amministrativi. L'altro campo nel quale risiedono cittadini italiani da decenni e quindi non sono allontanabili in quanto italiani, abbiamo messo delle regole di presenza estremamente ferree, ovviamente si devono pagare tutto, bollette, utenze e quant'altro. E poi chi viene o condannato in primo grado o arrestato in flagranza di reato per reati contro la persona, per reati contro il patrimonio, quindi per comportamenti che non sono ammissibili per chi è ospite di una comunità, viene allontanato dal campo. Un'ultima cosa, poi passo la parola a Marcato, che sennò va via senza aver avuto la risposta, una risposta quantomeno. Secondo lei cosa, o meglio, a suo giudizio, oggi che manca pochissimo alla chiamata alle urne, cosa non è riuscito, e questo la frustra in qualche maniera, a far capire all'elettorato del suo programma?
C'è qualcosa che non è riuscito a suo avviso a comunicare, facendo no, un po' di autocritica? Chiaramente è che mentre gli altri candidati, Alessandra Moretti come anche ovviamente Luca Zaia, hanno avuto mesi prima per poter prepararsi alla campagna elettorale, il programma e quant'altro, è chiaro che la candidatura di Flavio Tosi nasce il 14 di marzo e quindi il tempo è stato estremamente esiguo rispetto alla possibilità di comunicare. Però abbiamo fatto tutto quello che era possibile con le risorse a disposizione, e le risorse sono risorse private che derivano da finanziamento, noi non abbiamo nessun finanziamento pubblico, c'è un conto corrente che appunto, fra l'altro noi abitualmente al termine di ogni tornata elettorale, anche se non c'è l'obbligo di legge, ma secondo noi è giusto farlo, mandiamo alla Procura della Repubblica l'estratto conto, in modo tale che se qualcuno vuole andare a verificare chi ha contribuito alla campagna elettorale di Flavio Tosi, più della Procura della Repubblica, credo che sia l'organo preposto, insomma, che maggiormente tempo può verificare se ritiene. Il poco tempo a disposizione comunque non le ha impedito di arruolare un vero e proprio esercito di amministratori. Allora, in 10 secondi la domanda, in 10 secondi la risposta di Tosi. Prego, sì, Marcato. Flavio Tosi a Sky ha dichiarato che l'unica sua entrata è quella di sindaco. In realtà noi sappiamo che lui è anche presidente della Padova Brescia, della società autostrade. Chiedo, lo fa gratuitamente o ha un'indennità? E se ce l'ha, quindi si è dimenticato di dirlo questo? Ecco, prego Tosi. Io non mi sono dimenticato di dire proprio nulla. Se è stato chiesto qual è la dichiarazione dei redditi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, perché siccome sono sindaco, io sul sito del comune, uno va là e la vede e se la scarica. E quindi quello che percepisce il sindaco di Verona, siccome non fa dichiarazione dei redditi fasulle, se le va a scaricare, quindi, sul sito. Quindi percepisce un'indennità anche come presidente della società autostrade. Come presidente della società autostrade, da quando sono presidente, prima no, perché prima ero solo consigliere. Quindi non hai solo quella di sindaco. Certo, non solo quella di sindaco. È una società. Ha detto che sul sito del società, comune di Verona troviamo tutti quanti i dati, perché società, per ricordo, legge bisogna pubblicare per le norme. E ricordo Roberto Marcato che la società autostrade, come chiunque altro, è una società privata, perché il controllo della società autostrade, perché tu prendi perché il controllo della società autostrade è dei privati, però soddisfatta. Allora, ho risposto come sempre qui in maniera trasparente. Ecco, io devo chiudere qui e devo augurare in bocca al lupo ovviamente al candidato Flavio Tosi. Buona. Io a Sky ho detto, no, porre pazienza, ma sono cose serie. Io a Sky ho detto esattamente quello che ho detto qua, ovvero sia che la mia dichiarazione di redditi uno va sul sito del comune ed è pubblica. Non ho detto che l'ultima entrata è quella, non ho l'RVM, quindi non posso far vedere questa cosa, per cui direi che una polemica rimane là. Io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Pietrangelo Pettenò, Veneto Nuovo, sostiene Alessandra Moretti, grazie mille a Piero Ruzzante, Partito Democratico, Michele Favero di Indipendenza Veneta, in bocca al lupo anche a lei, grazie a Roberto Marcato della Lega Nord, a Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia, a Rossella Olivo di Forza Italia, grazie a Christel Conte che ha seguito la nostra pagina Facebook, grazie mille a Flavio Tosi, ricordo ai nostri telespettatori che avremo la possibilità di proporvi una puntata speciale. Venerdì abbiamo invitato tutti quanti i candidati governatori, compreso Flavio Tosi, per l'ultimo confronto prima del silenzio elettorale alle 21.05 di venerdì. Vi aspettiamo, buonanotte. Aeroporto di Asiago. Vola sull'aeroporto più alto d'Italia.